Ciao a tutti ragazzi e ragazze, Settimana Mira è tornato subito quest'oggi perché dobbiamo continuare la rubrica mia di Lo Sto 96, presente. Sì, mi saluto. Ciao, sono Lost. Sì, basta, ti sei presentato. Dobbiamo continuare la nostra rubrica di sfide che lasciano il segno. Esatto. Na. Che io ho chiamato Lottina. Sì, perché tu fai schifo. Non è vero. Bene, affrontiamo la sfida. Affrontiamo la sfida con la musica 11. Vediamo chi ci tocca, per me è un giapponese. Secondo me incontriamo strano, uno del mio condominio. Incontriamo te, che non stai giocando. Esatto. Te. Trifarno. Io ragazzi una volta ho incontrato uno che aveva il mio stesso. Vediamo. Io non vedo niente però da questa parte. Ma sai che vedi? Vieni un po' più in qua, ma stai attento alla telecamera. Ok. Ok, basta. Giappone, visto? Tokyo. 1583 punti. Tokyo. Si okay, presenta con tre a testa. Mamoswine, Trevenant, Lucario. Rotom, Gengar e Garchomp. Allora, Rotom forma calore, abbiamo tre mega possibili, Lucario, Gengar e Garchomp. Ma no, e speriamo che non sia neanche. Secondo me Lucario, è una roba, Gengar con fango pece, Garchomp fuoco al nastro, Lucario mega. Probabilmente adesso si sta usando molto Garchomp scarfato. Comunque però non è la mega. La scarf ce l'ha. Mamoswine forse è il set del campione, quindi è la sola scelta. Dici? Può essere il set del campione. Se Memo è giapponese, sai, non so. Vabbè, Trevenant è piuttosto tipico, con sarà con fuoco fatuo, con gli back. Wrestle chest, Coliback. Coglibank. Vabbè, Lucario, speriamo che non siano quelli. E allora, noi abbiamo, allora, Scizor, Medicham, Greninja, Talonflame e Salamence, i soliti. Abbiamo Sceptile. Io direi che puoi iniziare benissimo con Sceptile. Con Talonflame. Talonflame che è un buonissimo lead, inoltre qualsiasi Pokémon entri. Poi direi Medicham non può mancare perché sai Garchomp. Sì, beh, però sai, a contro due spettri. Appunto, metterei uno che è forte contro gli spettri ci starebbe. C'è Scizor che ha il seguimento, seguimento e anche retromarcia, ma il problema è che la benda scelta. Io direi Greninja che Ninja. È il sash, poi qualcuno che sia un po' anche bulcoso, io direi Scizor, perché alla fine ha un aspetta. Sì, no, però aspetta, cioè, dobbiamo contare anche Rotom, perché Rotom può essere un problemino. Esatto, perché per quello ho mettere Greninja, è vero, Greninja e Focal Nastro, boh, che mosse ha? Ha acqua anche, giusto? Ha molte mosse. Non so, Salamence? Io direi, partecipa con Scizor e ok. Tanto okay, faremo dai, un'altra volta dopo questa. Tanto ragazzi, noi lo facciamo come intrattenimento, non mi interessa vincere. Anche vincere è importante. Sì, effettivamente. Effettivamente è una soddisfazione. Le lotte perdo sempre. Non è vero. Si vedono le nostre ombre. Non è una bella cosa, tutto lo schermo sporco. Esatto. Inizia la lotta contro that means only shit until only shit. No, è Mamoswine. Mamoswine come lead. Esatto. Scagliagelo. Ah, fuoco al nastro, levito roccia, scagliagelo, gelo schegge, terremoto, il set è tipico. Levito roccia, dici? Una bella provocazione e iniziamo la grande. Oddio, ok, vabbè, è stata abbastanza inventata come scelta. Tra l'altro come abilità è indifferenza, per fortuna non bene. Ha sostituito, per fortuna, speriamo che... Rotom è esattamente quello che volevo, perché la provocazione può colpire... No, scherzo. Sai qual è il problema? Scusa, Rotom e Mamoswine. Lui si aspettava lo switch con retromarcia, probabilmente, e non ha effettuato nient'altro. Ora, se è scarpato è il problema, perché se è scarpato ci sciotta... Aliraffica. È aliraffica, ma non è molto efficace su Rotom. Non me ne frega una lica. Vediamo che fai Pokémon. Gli altri due Pokémon a nostra disposizione sono Greninja e Scizor. Speriamo solo che non sia scarpato, perché, scusa, lui fa una mossa elettro. Invertivolt. Sicuro, come l'oro. E allora dobbiamo stare in campo, per forza. Sì, io farei un po'. Prova a fare... Di tipo fuoco. Sai perché? Perché se è scarpato, no? Anche se... Beh, se è scarpato e ha fatto Invertivolt, puoi anche switchare con Scizor, ma si prende qualche dannetto. Se invece ha fatto Vampata, aspettandosi lo switch. Aspettandosi lo switch è un problema. Quindi io starei dentro il contrario, ma anche se è rischiosissimo. Valdeali? Valdeali farà di più di retromarcia. Siamo messo abbastanza in vada per Baldeali, molto bene. Va bene. Scusa Andy, ma lo sai che a me non piace molto indugiare. So che tu predetti troppo, io non predetto un cazzo. Quindi Baldeali è più veloce ovviamente grazie all'abilità speciale di Rotom. Però hai fatto sì, di Rotom. Forse è la scelta migliore, che ne sai. È la Salvisfera più il contraccolpo. Invertivolt avrà fatto, infatti. Beh, ma comunque anche se resiste. Ti messo dentro. No. Non resiste mai. Mai. Cioè, non sono, ora non sai che non sono versati i miei Pokémon. Quindi sai. Switcha prima lui, però. In questo caso mette prima lui il Pokémon. Quindi noi abbiamo la Switch. Come si chiama Switch Negative? Abbiamo uno Switch Dop. Abbiamo uno Switch Dop, esatto. Esatto, un After Before. Quindi Switch. Noi capiamo cosa mette lui. E possiamo mettere a nostra volta un Pokémon che canta. Okay, svela, no, non svela un cazzo. Di nuovo Mamoswine. Aspetta. Allora,
Allora, Shizor, perché se con Shizor noi provassimo inseguimento su un suo Switch mentre lui si aspetta una mossa super efficace, cosa che non farà se al tanto Session. Il suo è bendato di Shizor, è buonissimo bendato. E ma poi possiamo usare solo una mossa. Perché Greninja può servirci, perché se è scarfato quel Rotom, come è sicuro che lo sia, Greninja con il Sash può resistere e mandarlo KO dopo. Quindi metterlo adesso e fargli subire dei danni vorrebbe dire perdere il Sash. Shizor! Però vediamo. Sai che se piazza le Stentrock siamo nei cazzi, vero? È perché comunque perdiamo il coso. Io direi un bel Pugnoscarica. E beh, non è che cambiasse molto comunque. Retromarcia, rassalto, inseguimento e Pugnoscarica. Forse sai cosa puoi fare? Puoi fare retromarcia aspettandoti le Stentrock. Io farei retromarcia proprio perché stavo pensando alla mia medesima cosa. Ti aspetti le stealth. Poi fa però è più veloce magari. Cioè cosa cambia? Un Mamoswine è più veloce di Shizor. Guarda che è veloce Mamoswine. Ho capito, di Shizor. Vabbè, prova. Retromarcia. Per me è più veloce. Sarà Jolly con. Infatti è Jolly. E figlio di Zorro. Però sai che è meglio? Però terremoto perché... il bulk di Shizor. Perché adesso gli abbiamo rotto il Sash. E Greninja è più veloce di lui sicuro. Vado giù di Dragon Pass. Sai cosa potrei? L'unica cosa che potrei fare è gelo scheggia per romperci il probabile Sash. Ma non credo che sia così. Cioè perché non è proprio comune il Sash. Sash. Come no? E no tutti. No, non tanto. Si usa anche la Sorbisfera, quelle altre cose là. Adesso idromappata, perché se mette Rotom lo colpiamo con un Hydro Pump. L'altro Pokémon che aveva quali è che erano? Ah, Mamoswine e Rotom. Noi dimentichiamo sempre anche quello. Gli altri Pokémon erano Garchomp, Lucario. Penguin, si fa una bella foto del team. Almeno vede che cosa. Oh, glielo chiediamo. Gli altri Pokémon erano Garchomp, Lucario. E altri due. Vabbè, la Hydro Pump che magari scotta pure. Hydro Pump. Guarda che non switcha, probabilmente si fa mandare KO il Pokémon. Gelo scheggia per rompere il Sash. Porca. Ma in realtà io ho la bandana. No, cavolo, no. Cosa? Esattamente adesso. Cosa? Se avessimo fatto. Cosa? Meditando lo switch in Rotom, se avessimo utilizzato tipo Nero Pulsar, lui non sarebbe stato mai super efficace sul nostro Greninja. E Nero Pulsar bastava a mandarlo KO. Sarebbe stato molto più intelligente. Però magari mette l'altro Pokémon. Questo no, non mi sembra l'altro. Il nome di Rotom. Infatti, il terzo Pokémon è il mitico Luca. Che sia un Lucario scappato? Che sia un Lucario scalpo. Vuole fare una mossa di tipo lotta, no? E noi usiamo Nero Pulsar. Ma cioè, il Pokémon Erba non è molto efficace su Pokémon Erba la lotta. È normalmente efficace, uno per. Allora non va bene. Manteniamo idromampato e tentiamo di scottarlo, va bene. È l'unica cosa che possiamo fare. Però poi dopo hai pensato a Rotom. Rotom. No. Cazzo, ormai avevo cliccato quando hai detto hai pensato. Magari aspetta. Bruciapelo. Speriamo di scottare perché siamo sicuro più veloci. Wow, Tiago, un passante mi ha detto wow. Ti prego, critta, vai qua. Fa un crit e scottalo. Scottalo. Cosa ha fatto? Evita. Di tipo acqua, non è super efficace. Ma basta avanzare. Stai zitto. Probabilmente è un Lucario placido con 62 ifs in attacco difensivo. Vabbè, adesso l'ultima mossa sarà quella che potremmo fare. È rimasto lo Shizor. E tanto puoi fare pugno scarica direttamente. Pugno scarica, ma non lo ammazzerà mai. La mossa più sensata che avevamo era riassalto, però pensare alla tecnica. Ma tanto da altre scarpe. Ma visto che alla fine è uguale, usiamo pugno scarica, ciao. Ok, questa lotta è andata vogliamo a puntare. Votondo. Tra l'altro, più veloce. Ah, votondo è più vitale. Dai, pugno scarica. Potevamo fare qualcos'altro perché c'eravamo. Bene, ragazzi, questa lotta è finita, ma ne faremo un'altra. Non l'abbiamo fatto più. Facciamo un'altra adesso. Avremmo potuto vincerla questa comunque. Sì, ma sai che io non so giocare, Andri. No, però scusa, se avessimo fatto Nero Pulsar entrava coso. Effettivamente anche, ma ricorda anche il fatto che a parte Shizor e Sceptile, gli altri non hanno di via. Anche quello. E poi ci serviva. Beh, con Hydro Pump non serviva, ha fatto Forza Sfera. È speciale. Infatti, è 90 di potenza, la imparano mio unico Lucario. Però è bannato, Barone. Adesso non stiamo a giudicare con tutti quelli stronzi che usano i Pokémon bannati, per favore, no, Queste cose a me non piacciono, bastardo. Facciamo un'altra. Sì, certo, ne facciamo. Vuoi salvare l'ultima lotta? Direi. Sarebbe molto sensato. Sensatissimo, perché poi la potrei rimettere per il canale. Noi continuiamo a lottare, proviamo a usare gli altri tre Pokémon adesso. Voglio farvi vedere che se è particolare. No, gentile concessione. Se ne presenta un'occasione, dai, ti prego, perché usare Sceptile. Va bene, ma gentile concessione di Marco Manduca quel Sceptile. Lo adoro, è un bravo ragazzo. È bellissimo quel Sceptile. È un bravo ragazzo, io l'adoro. Tutto è un bravo ragazzo, ma va bene, Dragospiro, diventerà la mia mega. Negli remake di On, ragazzi. Ah, ragazzi, tenetevi forte, perché so che non frega un cazzo di nessuno. Ma un cazzo di settimana prossima. No, perché parlo di Naruto. In settimana farò la demo di Naruto. Comunque,
teniamoli a mente. Ferrothorn. Scriviamo. Ferro. Rhyperior. Scrivi Rip tipo. Sì, Azu. Good. Vabbè, Goodra lo scrivo magari. Ok. Jeng e Flareon. E Flareon. Non si vede mai tra l'altro. Flareon. Ok, allora. Ferrothorn, spine ferrate, Bitorzo Elmo, e su questo non si discute. Anche se a volte ho visto Ferrothorn col corpo. Aspetta, sicuramente se entra dentro con Azu Meryl e fa pancia a muro, siamo nella merda. No, perché il nostro Sceptile. Appunto, però vediamo. Flareon. No, guarda che Sceptile copre tutto a parte Flareon. Ci può stare bene. Sì. Io direi di iniziare proprio con Sceptile. No, aspetta, fermo lì perché c'è anche Medicham che potrebbe fare un ottimo. Talonflame è un lead fantastico. Ma di Talonflame non ce ne frega un Anche Medicham, cioè. Io metterei Medicham, Talonflame e Sceptile. Come lead mi aspetto, a mio parere, o Ferrothorn per piazzare le rocce o Azu Meryl, mi sa. Starterà con uno di quei due, o Azu Meryl o Ferrothorn, a mio parere. Quindi è predicando uno di questi due. Metto Silence. Io volevo iniziare bene con Medicham, però dopo quello che hai detto mi sa che inizierò lo stesso con Talonflame. Talonflame? Io inizierei con Talonflame perché è troppo rischioso, altrimenti se inizia a piazzare le rocce si fa i suoi sport. Sceptile va messo sicuramente perché copre Rhyperior, Azu Meryl e basta. No, però Azu Meryl, poco al colpo, copre anche coso, Ferrothorn. Poi i problemi è dobbiamo trovare uno che colpisce bene, Goodra, Gengar e Flareon. Goodra e Gengar, vabbè, Medicham ha gelo pugno. Fisicamente sono debolissimi Gengar e appunto. Quel Gengar potrebbe essere con sostituto Fango Pece con la combo. 10 secondi, muoviti. Troia vacca. Quindi Medicham abbiamo detto, Medicham. Va bene Medicham. Certo, c'era anche Greninja, ma Medicham. Sì, tu Medicham, poi ho visto gente che sa e se lo chiama Salumons. Salumons. Oddio. Ma dico, c'è Salmon. Anche scritto. No. Capisco, magari Charmander, lo chiami Charmander perché ha la A. Come fa? Non so. Feraligator, lo leggi, Feraligator, leggi Feraligator. Il narratore di Pokémon Battle Luce. Bellissimo. Staravia, Gyarados si prepara all'attacco. Ma la mossa non è molto efficace. Bene, è iniziato con Goodra. Cazzo. Sì, ritrovarci. Retromarcia predittando tra. Cazzo, abbiamo anche Dragon Spiro con Seppi. Diretto retro. Ehi, però. Vedi qual è il problema? Che non avendo un wall, se lo prende male qualsiasi Pokémon. Chi se lo prenderà nel culo dopo questa retromarcia? E vai, retromarcia. Ah sì, retromarcia. Avrò fatto fulmine probabilmente se non serve. Viscosità, vediamo. È fisico forse? La viscosaggine, forse mangia erba? Umidità, no, cosa può avere? Mangia erba, è fisico, è un set fisico, quindi probabilmente avrà fatto frana. Frana, è per quello l'ha piazzato, perché si aspettava il tuo lead, mi sa. Ah. Quindi frana, Medicham. Non è che questo frana. È uno che ha copiato il Goodra che ho fatto per la mia rubrica. Frana, forse Medicham, frana se la prende nel culo, ma forse resiste. Perché Sceptile non possiamo proprio metterlo. Manco per la minchia. Cazzo, manco quindi Medicham per forza. Cioè non è che abbiamo molta scelta. Ormai cioè abbiamo retromarciato. Quindi abbiamo utilizzato U-Turn. Quindi dobbiamo. Ti prego resisti. Fulmine. Cioè è speciale. Ho fatto un'ottima predit. Tanto siamo più veloci, Mega evolviamo. Che ne dici? Scarfato. Che ne dici? No, mega evolviamo. Aspettato cosa? Oh. Certo che mega evolviamo. Facciamo sto bruciapelo. Aspetta che magari c'è. Facciamo direttamente questo gelo pugno. Perché magari mette Gengar? Facciamo sto bruciapelo. No, fai gelo pugno. Che tanto lo shotta, lo manda capo. E se magari resiste? Tanto per non sprecare il bruciapelo, va bene, facciamo gelo pugno. Adesso ha il corpetto assalto fisico. Probabilmente si aspetta il coso, guarda. Ha switchato. Cosa mette dentro uno spettri. Mette spettri uno. Rhyperior, Goodra, Gengar. Gengar, perfetto, Gengi. Mega due di spettri, adesso Gengar, aspetta. Ciao Gengar. Evolviamo in Mega Medicham. Tra l'altro lo porti al fuoco, se non hai il fuoco al nastro lo porti al fuoco al la mandi KO, se hai il fuoco al nastro lo porti a fuoco sesh. Non l'hai portato a fuoco sesh. Ce ne andiamo direi, anche subito ce non ne andiamo. Veloci. No, di Gengar, c'è una velocità altissima Gengar. Fuck, è vero, Talonflame. No, Gengar può imparare fulmine. Sceppi? Due fulmine nel team. Cosa può averti fatto? Evitando Talonflame ha fatto fulmine. Fatto bomba anche. Merda. Non è una situazione stupenda. È una situazione della merda. Prova Talonflame. Sì, Sceptile. Aspetta. Devi dirmelo prima.
settello si conserva ancora. Beh, magari avrà fatto fango bomba aspettando. Magari lo evitiamo. Cioè, sai com'è? Te lo fai in vola, puoi evitare una cazzo di. Fango bomba. E vabbè, ma tanto settello, non. Fatto bene. Nel fungo te lo prendi. Retromarcia. Aspetta. No, Baldiali, dobbiamo speedarlo, retromarcia, Infatti non la speed, rischiamo che non la speed, vai Baldiali. A parte che non vai KO con Baldiali. No, no, c'è il recoil della soddisfera e anche il contraccolpo. Probabilmente lui si aspettava che Gengar fosse più veloce con la sua abilità spettrografica, ma... Immagini. Uno di contraccolpo, 14 no, di assorbisfera. Io la odio la assorbisfera. Io invece la adoro, no, io lo adoro, la assorbisfera me la mangio a colazione. Se sono andato all'ospedale già due volte. E me diciamo un bruciapelo diretto. Rimangono i possibili sono Ferrothorn, Rhyperior, Azumarill o Flareon. Okay, quindi speriamo diciamo. Non... Cazzo, Azumarill, bruciapelo, più un tuono pugno, però lui fa acqua getto. Ce lo piazza al culo, ma no, mettiamo me diciamo. Bruciapelo, dai, speriamo. Ti prego, rimetti Good. Se a Ferrothorn è comunque una merda, dovresti dargli a solo di pugno. Chi è questo? Azumarill? Paratroia! No, beh, fagli un bel take out in faccia sto stronzo. Fuck you out! Tanto scusa, ce ne andiamo proprio, chiudiamo il video, ce ne andiamo. Sì. Fuck you out! Pancia un burro, ti prego no. Ah, è vero, tendennato. Fai switch. Ma non è che è come Germa, non credo. Sapsi, come facciamo con il video di Astrid Khan. Ma sei sicuro? Sì, sì, scusa. Con Seppi. È l'unico guarda che sì, Seppi. Sono sicuri, Seppi. Anche perché non c'è, perché... scusa, poi dopo se gli fai a cucina. Ok, facciamo un rullo di tamburi. Addosso, non gli fa un cazzo. Una cosa, guarda, oh, rullo di tamburi. Tanto ha fatto, sto stronzo ha fatto acqua getta. Non può rischiare di fare carineria. Oh, Septile! Bravi! Cascata? Ma era per la tua storia Smeraldo sto Azumarill no, o cosa? No, si usa con cascata, eh. Ah, è vero, ma scusami, errore mio. Aspetta scusa. Che adesso adesso siamo nella merda. Allora, Dragospiro non serve una minchia. Perché è anche folletto. Gigassorbimento, ma potremmo siamo in gerba. Se predichiamo sicura. Non vorrei fare una cazzata. Cosa vuoi fare? Potremmo editare lo switch con Gudra che ha sicuramente mangia erba. Però potrebbe avere idratazione, ma avrà mangia erba. Mettere dentro Medichamp e a quel punto saremo in vantaggio. Ah, pensavo usare è una mossa. Spiro, è una mossa di scoglia. E me l'ho incriccato. Però tanto aumentargli l'attacco è inutile. Però noi dopo non possiamo switchare, quello è il problema. Io. Perché lui può rimanere in campo come non può rimanere in campo. Sti giapponesi, ma non possono fare altro. Pensaci, lui può rimanere in campo se predita lo switch e ci ammazza. Oppure può farci carineria anche magari. Io switcherei. Io farei gigassorbimento. Io switcherei. Ma io farei gigassorbimento. Scegli tu. Per me switcha, eh. Per me switcha con Gudra. Io lo farei. Hai un secondo fottuto. Merda. Switcha, sono sicuro al 100. Eh no, fa da solo quando. Double edge. Fa da solo quando passa il tempo, porca troia. No. C'era il tempo, cazzo. Non ci avevo pensato. No. Non attivare la bacca cedra, non attivare la citrus. Fuck! Devi crittare bruciapelo. Devi crittare bruciapelo! Dai, la mossa più ovvia era quella di mettere dentro Gudra. No, vedi che è rimasto, facevamo gigassorbimento. Ma magari avevi. Tra l'altro sei stato pure sfortunato perché sarebbe potuto uscire una delle due mosse. Silenzio, ora combatto io. Donna zitta! Dai! Perché non critti Moin? Se facessi gelo pugno? No, facciamo. Senti. Non ha acqua getto, non può avere 6 mosse acqua. Sì, ah, acqua getto, perso, cascata, camineria e... Getto, cascata. Non ha acqua getto! Abbiamo vinto! Come cazzo si fa a fare un mezzo? Adesso Gudra, usa attacco... Adesso Gudra, usa attacco rapido. Sarebbe il fail più epico della storia. Probabilmente spegnerà questo, tipo. Per quello allora non ha switchato. Gudra, si prepara a combattere. Gelo pugno e... Ora, gelo pugno ti spaccherà il culo, ma la mossa è molto efficace. Guarda la sua vita adesso come cala, perché mi piace troppo quando la vita dei Pokémon cala e se ne va a Orvieto, vedi, è Orvieto. Tra poco andava. Vedi, no, è andato l'hai vista come cala. Abbiamo mandato. Sì, l'ho vista. Abbiamo mandato la vita a città laggiù. C'è Tonio Cartonio che le sta facendo un idromele, guarda. Un idromele. Facciamo l'ultima lotta. No, siamo già. Ma tre, ogni volta è tre, facciamo come Shady Penguin. Shady Penguin qua. Una vinta, una persa, si fa la bella. Esatto. Hai visto che avremmo dovuto fare il gigassorbimento, ma abbiamo vinto lo stesso perché quella Zumeri... Te l'ho detto, quella Zumeri era della storia ma Smeraldo. Ma non è però, se ci pensi. Ce la traduci per tutti i nostri... Ah, ok.
Scusa, non poteva essere Eat Grass, no? Infatti, anche ci ho pensato, invece è Sap Sitter. Sap Sitter. Sap Sitter, proprio. Sap, Sup e Zuppa. Sap, Zuppa. No, Sap, scritto S-A-P. Vabbè, facciamo sta terza lotta, ragazzi. Mangia semi, forse, tipo. E ma mangia... Mangia semi. Non guardate il mio box lotta, che tanto non c'è niente. Ragazzi, mi raccomando, preparatevi perché... Zitto. Perché, zitto, perché la settimana prossima si inizierà con un... Si continuerà un let's play che tutti voi conoscete. E se ne farà uno nuovo. Vorrei restare in ambito Super Mario, ma... Scusate, ragazzi. Io volevo cimentarmi tipo in Kirby Triple Deluxe, no? Che ho visto Tonks che mi ha fatto impazzire per quel gioco. Volevo fare io. L'unico problema è che devi girare lo schermo ogni tanto. Lui usa il 3DS Gatto, non fare, io non posso. Non è che posso fare, scusate, giro il DS. Aspetta, ma affrontiamo una sfida, magari sennò passa... Sì. Siamo a 20 minuti, scusa, picco io, ti dispiace. Ma 11! Anzi no, la 7. Quella della campionessa è la campionessa. Vediamo chi ci tocca come terzo. Secondo me viene un giapponese che però in questo momento abita in Corea. Non so, per... no, è quella... Tutti i giapponesi, te lo per forza, solo loro giocano. Esatto, sono loro che aumentano le vendite di Pokémon. Ragazzi, sto morendo di cardo. Segnateli! Che cos'è? Aspetta, te li segno. Carbin. Cos'è, un monotype fairy? Cardo, poi dimmi. È un monotype fairy? Mesprit non è fairy. No, Mesprit non è fairy. Vabbè, Mesprit. Mesprit. Mesp. Azu. Azu. Clef. Clef. Mau. Mav. Quel ciccione di Wigglytuff. Scrivi sua malvagità. Scrivi sua malvagità. Okay, è carino. Ragazzi, ma se facessi una serie su Mystery Dungeon? Però che come... figo! Io lo aspetta, perché non è che devo usare il touchscreen molto spesso, cioè devo toccare. No, perché dovrei inquadrare. Dovrei inquadrare. Questa è la segna. Ah! Oh, scegliami Pokémon! Scegliami Pokémon, porca troia! 2, 3, 4, 5, 6. Quanti cazzo di Pokémon? Clef, l'hai già scritto, Clef. Oh, per i folletti, allora, la cosa migliore è Salve. Mica no. Sono tutti folletti, però. Talonflame e Scizor vanno inseriti. Assolutamente. E dopo Greninja, basta, ho già detto tutto. Però aspetta, perché tutti abbiamo un minuto. Ha un folletto che è debole acciaio, e tutto il resto sono deboli. O a veleno o a terra a fuoco, perché questi sono immuni al veleno. Questo quindi Talonflame è molto efficace l'acciaio. E questo è psichico. Quindi Talonflame, poi Scizor, poi Greninja. Uno che è forte. No, uno che è forte contro folletti. Una mossa terra non ce l'hai? Manco per la minchia, non ne ho neanche una, quindi Greninja. No, aspetta, hai bisogno di mosse fuoco. Ce l'hai di mosse fuoco, scusa, niente. Oh, Talonflame Greninja. Con fuoco carica, Salamence con lanciafiamme, ma Salamence. Va bene, va bene Greninja perché c'è messo. Bene, Gay Ninja. Ragazzi, inizia la terza lotta. Io spero veramente di perdere la terza. Sì, non si è facciamo vedere il padrone. No, no, ok. Bene, parte la sfida con... Dicevo, forse ragazzi inizierò Mystery Dungeon. Io voglio iniziare Kingdom Hearts. Però aspetta, ma Mystery Dungeon, vedi, si usava anche lo schermo superiore. Devo rigiocarci un attimo a vederlo. Però sai che forse non sarei in grado di commentare mentre... Mentre giochi a 1.5. Perché tento, è troppo impegnativo Kingdom Hearts, cioè. Allora, Meowile, perfetto. Noi abbiamo una potente fuoco carica che può stenderlo. E anche una provocazione per bloccare la sua danza spada, casomai Mega Evolvesse. Esatto, perché di solito... Però aspetta. Big Attack non ti manda capota. Ma manco per la minchia. Poi se faccio provocazione. Ti fa questo portare. È un preso tutta una prepotenza? Sì. Boh. Quindi vada per fuoco carica. Ok, dai, andiamo diretto. Kamikaze facciamo. La Mawilite reagisce al cacetto. Vuoi vedere che ha fatto danza squadra? Vuoi vedere che può. Sai che mi vuoi può avere i tre denti elementali e. Vabbè, e Big Attack, si può fare anche così. Allora, prende nel culo la nostra fuoco carica. Quindi non ha fatto sbigottare. Potenziata da fuoco raffica. Ah no. Fuoco raffica. Raccoglie la sua bisfera. Eccolo là. Cioè, ci siamo uccisi praticamente. Te l'ho detto che usavo fulmidenti. Vabbè, no, perché ormai i Meowile si usano così. Fulmidenti, gelodenti, rogodenti, sbigottacco. Vabbè, o carineria. Io ho un Meowile a cui mancano solo i fulmidenti. Sono rogodenti, ma perché c'ho il sani dei film. Merda, stavo per dire, lo facciamo un fake out, ma non abbiamo mai, diciamo. Scissor per non mandarlo capo una volta per tutte. Sì, ma... Sì, rischi che ti becchi uno sbigottacco. Sì, ma pensiamo un attimo. Buglia scarica lo batto il capo. Buglia scarica. Magari twitcha. E allora mettiamo Scizor. No, se avesse rogodenti. Seguimento lo manda KO in ogni caso, no? Seguimento, caso mi sbicchi. No, il seguimento lo manda KO. È resistito per qua. Per già io voletto. Però vabbè, abbiamo la benda scelta. Dai, e anche stab perché Scizor ovviamente mi puoi dare una botta. Scizor ovviamente di tipo bugliolotta.
Però non ha molto senso. Ha schiuso 1004 uova in più di me. Bene, bene. È andata bene, è andata bene. L'unico problema è che ora non possiamo tenere un uscito. Infatti aveva bisogno di fare quindi scarico. Vabbè, vediamo chi mette. Ma dato scusa che Pokémon vuoi che ti metta? C'è dentro campo. Wigglytuff. Io spero metta Mesprit. Mette Mesprit, poi si accorge di aver sbagliato giudizio, ma il segreto. Questo è Mesprit. Ritira. Anche se dopo c'è Grey Ninja. Sì, di brutto può avere poco bomba. E probabilmente lo farà, quindi switcha. Hey Grey Ninja, è il tuo turno. Adesso sbigo attacco inseguito dell'inseguimento. Ti immagino. Inseguimento scarica, unisce il pugno scarica all'inseguimento. Sì, potenza 680, potenziato da super tecnico che lo manda a 3000. Non c'è più. Io me lo immagino sua malvagità che sta lanciando. Ma è strano Wigglytuff come Pokémon. Ne prendo, faccio uno. Che culo tra l'altro, t'ha cosa? Io spero. No Maria, io esco. No Maria. Non è tanto scuttare. Ora, no. La mossa più ovvia che possiamo fare ovviamente è focal colpo. No, scherzo. Lo ammazziamo, idropompata, così magari lo scottiamo, tanto ormai è finita. Vai, idropompata. Questo è stupido perché secondo me fa stolla. Stolla, vuole stallarti il cuore. Ma che cazzo. Per me perde miseramente. Io lo spero con tutto questo. L'unico Pokémon che lo salva sarebbe Klefki, perché se entra Klefki che resiste bene l'acciaio. No, non lo resiste bene. Nessuno dei suoi Pokémon resiste bene l'acciaio. Quindi la nostra unica chance è Shiro. Però tanto idropampata e idem con patatine. Ma sì, l'ho fatto, ma Wigglytuff va almeno mandato a metà vita se vogliamo sperare che il nostro pugno sì, scarica. Sì, cazzo. Oh, ho capito cos'è che vuole fare. Io no. Scottalo, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Ti supplico, scottalo! Scottalo, scottalo, 30% di possibilità. E Axo qui in diretta! Aspetta. No! No! Ma sai dove te la devi mettere con la bacca prugna? Nella prugna, effettivamente. Aspetta un attimo ora. Facciamo ancora idrovampata. Aspetta, aspetta. Cazzo. Abbiamo un acerboso, però potrebbe avere. Zumeril pesa un chilo. Esatto, no, ma ciccione Zumeril, però è carino. Io già pronto Axo qui in diretta e vado. Axo qui in diretta, ti ricordi? Spoiler. Non cioè, copyright. Senti, io faccio idrovampata, magari lo scottiamo ancora. Ma poi sai cos'è il problema? Però pugno scarica siamo bendati, sì, fai idrovampata. No, aspetta. Ormai l'ho fatta! Che cazzo? Ancora gente, che stupido. Non direi. Scottalo! Abbiamo bisogno di una. Scottalo, 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 scottalo. Ti do i croccantini, ti do i croccantini! Cazzo, ti do i croccantini poi, che cazzo. Vabbè, adesso pugno scarica dovrebbe essere in grado. Croccantini è un coniglio, devi. No, pugno scarica adesso dovrebbe essere in grado abbastanza di. Anche perché dobbiamo usare quella, eh. Infatti. Non mi metto certo a usare inseguimento, vai, dov'è la rossa? Dai, tanto abbiamo la benda scelta, la natura decisa. Zitto, no, no. Massimo in attacco? Sì, sì, questo scissor è. Ne vado fiero appunto perché. Pugno scarichiamolo! Dai, 40 di potenza, stabato da tecnico, benda scelta e tutto. Mandalo capo! No Maria, io esco. Cascata, ma cascata non ti manda KO. No Maria, forse resto dentro. Maria, resto dentro. Molto colpo, Axo. Pure. Vabbè, Axo, bilancia. Axo, no, non bilancia un cazzo. Non bilancia un cazzo perché lancia fiamme ha scottato con l'1% di probabilità di scottare. 10. 1. Lo 0 non si conta. E ne è avuto. Aspetta. Wigglytuff fa una difesa di merda. Però ha dei PS alti. Vai, vai, stai tutto in questa mossa. Speriamo di crittare a suo punto. Scesa, io credo nel cuore delle carte. Tanto hai perso perché. Credo nel. Nice. Credo nel cuore delle Pokéball io. Ed è per questo che attaccherò. Magari con le volcondenza. No, scherzo, non può avere altro. La bacca che riduce la potenza delle mosse. Acciaio. No, evita l'attacco, evita l'attacco. Non puoi evitare l'attacco. Un bacca babili. Evita lo scesa. Cazzo. Resiste a uno di vita. Resiste a uno di vita. Scesa. Culo, Wigglytuff di merda. Non importa, ragazzi. Tre lotte l'abbiamo fatta. Una bella mezz'oretta di video. Più un'altra mezz'oretta di video. Minchia 50 minuti. Quindi ragazzi. Ragazzi mi raccomando ricordatevi del torneo. Esatto. Mettete mi piace se il video vi è piaciuto. Commentate. Ricordatevi che vi metto nella descrizione del link. Vabbè il canale di Storompicogliani. E anche la pagina il mio Charmander e una candela. Il Candle Gamers. Metterò tutto quanto. Anche i canali di Daredevil e Mace Anders. Che tanto hanno già tipo 10.000 iscritti. Sì, esatto. I miei 138 non possono competere. Quindi, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, ditelo con un mi piace, un commento positivo, condividendolo dove volete. Mettete mi piace se volete anche la pagina di Facebook. Come non video, mettete se siete connessi al mio canale, iscrivetevi. E tutto, ciao, ragazzi.